Sera ragazzi, io sono Dav e oggi ragazzi siamo qui per iniziare una nuovissima serie. Quest'oggi ragazzi ci troviamo su Outlast, un gioco che mi avete consigliato voi di giocare ed è un gioco horror che non ho mai giocato. Quindi ragazzi, bando alle ciance, iniziamo subito a giocare a questo robo che so che siamo in un manicomio ma non so altro. Quindi nuova partita, difficoltà metterò normale perché sennò poi muoio. E leggiamo la storia visto che sarà una nuova serie. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento, mi piace. Poi, vesti i panni di Miles Upshur, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno. Sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare su casi impossibili. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli errori di Mount Massive hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Ok, quindi siamo delle checche che non possiamo picchiare i mostri. I don't know cosa cazzo ci sia. So che è una serie che, diciamo, è già uscita. Ci hanno fatto tanti youtuber, ma me l'avete qui chiesta voi, quindi guardatela e non rompete le balle. Ok, siamo su una macchina, non sto guidando io ho le mani alzate in questo preciso momento. E io ragazzi sono un cacasotto, come avete visto dal video di Monstrum, mi caco spesso. Quindi vi odio. Sì, tu che hai votato Outer, se ti odio, potevamo fare Soma che era più tranquillo, penso. E invece no, vi volete fare schiattare. E poi ragazzi la prossima serie horror sarà Soma perché è quella che è stata più votata oltre a ad Outlast. E ok, che bella sta musica. Ecco Mount Massive Asylum, quindi il manicomio di Mount Massive. Ok, eccoci amici, siamo arrivati. Ok, non so i tasti, non so un cazzo. Spero ci sia un tutorial, dovrebbe esserci teoricamente. Non l'ho mai avviato questo gioco, quindi spero non sia buggato, che l'audio si senti perfettamente. E ok, sto registrando da PC, quindi non da console. Ok. Hello, it's me. Ok. Oh, ok, un registro di qualcosa che non leggerò perché chi c'ha voglia di leggere. Ok. Leggerò solo le cose fondamentali, certo non leggerò i fascicoli in cui spiegherà un po' di storia perché non mi frega niente. Abbiamo una telecamera, quindi teoricamente siamo dei giornalisti, siamo dei reporter. Quindi siamo il reporter Dav, quindi questo qua sarà il nostro nome. E in alto a sinistra c'è anche il tempo che stiamo registrando, carino. Oh, ok, sapevo che ci fosse che ci sarebbe stata questa cosa qua perché cazzo, cioè almeno i trailer neanche le immagini, le robe si sanno tutti che Outlast è con i raggi ultravioletti. Vengono aggiornati da qui con tab che contiene anche note. Ok, N apro questo e J apro qualcos'altro. Ok, robe che non mi serviranno mai, penso. Qua ci sono cose. Posso ballare? Oh yeah, break dance estremo. Ok, scusate. Ok, come si tira fuori la telecamera? Adesso tiro fuori il ca... Ok, si è chiusa la porta e c'è l'ombra fighissima. Oh mio Dio, siamo dei nani. Ok. Come si aprono le porte? Probabilmente con E. Per aprire la porta, con il pulsante sinistro. Per aprire lentamente il premuto. Vabbè. Ok, comandi scomodissimi. Evento registrato. Ok, come cazzo si aprono? Vabbè, non ho intenzione di leggere, in caso stoppate il video e guardatelo. Wow. Che figata. Ok. Questo è il... Oh, c'era qualcuno che ha spento una luce. Ok, mi pare che sia stato... Era Bisio, palesemente Claudio Bisio. Ok, ok. E entriamo. Come cazzo ha sì col tasto sinistro? Ok, è chiuso, mannaggia me. Ok, mi sono dimenticato di prendere il cronometro, quindi non so quanto sto registrando, quindi mannaggia a me, magari viene un video di 20 minuti oppure viene un video di 5 minuti, quindi ok, e accovacciarti control, oppure anche no, ok, devo tenere premuto, ok, un po' scomodo, devo dire. Ok, entriamo dalla porta del retro. E invece no. Comunque ragazzi, ho acquistato anche il DLC, quindi in caso vi piacesse questa serie ho anche i DLC, o il DLC, non so quanti cazzo sono. Puoi ingrandire e ridurre la visuale usando mouse su, mouse giù. Ok, c'ha senso, infatti prima l'avevo già fatto. Vabbè. Poi so che questo gioco si può giocare col VR, che non ho perché non voglio spendere così tanti soldi per il VR. E sto scalando un fottuto penitenziario della morte.
Ok. Sì, mi scusi lei, però non può farmi questi rumori. Perché sono anche le 10 di sera, che domani c'ho scuola, quindi non è che posso registrare alle 3. F. Oh Jesus. Ok, è abbastanza inquietante. Apri la porta. Ok, aprire le porte è qualcosa di scomodissimo. Devo imparare. E ok, ho la sensibilità altissima. Ok, quindi ragazzi, noi siamo in questo penitenziario di me. Adesso mi dovete spiegare perché ci sono dei fenomeni paranormali con una televisione. Cioè, teoricamente non dovrebbero esserci. Ok, aspetta, ma io apro la porta con un WASD. Ok. Oh, che brutto. Perché ho iniziato questa serie? Perché mi voglio male. Mannaggia. Mi raccomando, ragazzi, io farò. Non farò tanti video di seguito. Intendo, io non li registrerò di seguito, ma aspetterò i vostri commenti e una batteria. Ok? Aspetterò i vostri commenti per dirmi, magari se volete che sia più editato, magari che edito di meno, che parlo di meno, che cazzo ne so. Salve. Ok. Un coso che si apre con J. Clinica di Montmartre, bla bla bla, parlerà di qualche pazzo criminale che è in questo posto. Impronte di sangue. Ok. Io per non saperne. Che verde! Oddio! Chiuditi! Uitasse! Ok. Dimmi che non c'è nessuno qua dentro, ti prego. Ok, c'era qualcuno dietro. Fucking Jesus, ho paura. Ho paura. Puttana! Che cazzo era? Ok, siamo inseguiti da Claudio Bisio. Non è affatto bene. Mannaggia. Io guardavo Zelig, Bisio, non puoi picchiarmi. Ok, tolgo un po' questa telecamera. E ok, devo ben capire come si aprono le porte perché è scomodissimo. Ok, fucking Jesus, andiamo. Come si apre? Tasto sinistro per aprire la porta. Puttana! Ma che cazzo era? Cioè, è passato Gesù di qui? O forse sei te? Non hai la testa, fuck! Perché gioco a sto gioco? Basta, togliti musica di merda! Perché ci sono delle teste? Ah. Ok? Non voglio più giocarci. Dimmi che c'è un checkpoint qui. Qua c'è un. Ah, fuck! Che cosa vuoi? Tolgo la cosa. Wait, wait a second. Non esistono dei sottotitoli? Wait a second. Non ho dei sottotitoli. Mostra sottotitoli, sì. Vuoi mantenere? Sì. Ci hanno uccisi, sono fuggiti. I mutati, non puoi batterli, devi nasconderti. Che minchia sei, amico mio? Ok. Intanto faccio un po' di dance io. Non mi ignori. Ok, io guarda, me ne vado prima che arrivi un pedofilo che ti stupri. Io adesso ho paura di aprire le porte. Che minchia è? Cos'era? Ma Jerry Scott. No! Non è Jerry. Ho ricaricato le batterie. Mannaggia, ho premuto tasto sbagliato. Quello era Magalli. Era Gianfranco Magalli. Ok. Cosa? Oh mio Dio, Gianfranco! Gianfranco! Siamo morti! Quindi, ragazzi, spero che la serie vi sia piaciuta. Gianfranco Magalli. Ah no, scherzavo. Gianfranco Magalli ci ha ucciso. Ci ha buttato giù da una finestra e. Ecco Bisio, l'abbiamo trovato. Ciao, sono Dav, sono uno youtuber. Come stai? Ok. Ho risolto la chiamata. Sono ateo, amico mio, non credo a queste cagate. Mi scusi? Ok. E Bisio. Adesso come mio ci ha rubato la telecamera, sono sicuro. Che belle mani che abbiamo. Abbiamo fatto la pedicure. Ok, fuggi dal manicomio. Me ne vado. Ma dai, ci sono le porte. Coma, vaffanculo. Fuggi dal manicomio. Accedi i comandi della sicurezza per sbloccare la porta. E dove minchia sono i comandi della sicurezza? Qua c'è un cadavere, vabbè. Ehi, vabbè. Sembravo Ricky il Grande, o che cazzo si chiamava. Ok, qua c'è un uomo incredibile. Qua un coso. Sono dentro.
If you know what I mean. Oh, scusate, la devo smettere. Ok, io continuerò ancora un pochino. Non so da quanto stiamo registrando, onestamente. Ok. Io me ne vado con l'ascensore. Uè, ma mi scusi. Ok, abbiamo perso quel povero uomo. E là c'è, oddio, cosa sei tu? E Schumacher. Raga, ci sono troppe citazioni in questo gioco. Gianfranco Magalli, Claudio Bisio, Gianfranco Magalli. No, ho detto due volte Gianfranco Magalli. Sono stupido. Comunque intendevo Schumacher. Ok, oh Jesus, chi sei tu? Io non mi avvicino, so che prenderai vita e mi stuprerai. Mi stuprerai pure l'anima. Ok. Ma perché devo giocare a questi giochi? Voi siete delle merde, perché mi consigliate questi giochi? Non fatelo, io sono un caca sotto. Ok, no. Ok. Io voglio batterie. Ok, non ce ne sono. Per spirciare ti è venuto Q o E. Allora, sono sicuro che quella merda lì si alzi. Quindi ragazzi, non vi spaventate, perché sto tizio qua mi stuprerà. Ok. Strano. Ok. Oddio. Ci sono dei tizi. Sono ostili. Ho una nuova nota. Oh no, non è questo. Ho sbagliato il tasto. È uomini devastati. Una follia di uomini devastati. Una folla, scusate, di uomini devastati che guarda la nebbia dello schermo della TV. Sembrerebbero dei pazienti. Sono sopravvissuti, ma ormai sono involucri senza cervello. Ok, se sono senza cervello non vorranno uccidermi. Ma è un bel primo piano, amico. Sì. E oh mio Dio, cosa c'hai tu? Hai un tumore maligno. E non hai le mani. Te piangi? Oh, però è molto bello se sei a Miami. Posso sedermi anch'io? Questa puntata l'ho vista, ragazzi. È una puntata in cui, diciamo, una donna viene stuprata e poi viene picchiata. Ok, basta, andiamo a smettere questi. Basta sta musica. La dobbiamo smettere con sta musica. E poi non so se questa è la strada giusta, onestamente. Cos'è sta musica? Chi è che sta guardando i porno thailandesi? Ah. Ok. Non ti alzare, amico. No, che hai il collo spezzato. Se ti alzi sei un figlio di puttana. No. Come si raccoglie? Chiave di comandi. Oh, posso aprire la porta? Bene. Ok. Ok, posso aprire la porta principale. Quindi devo tornare dove sono caduto teoricamente. Ok, sono sicuro che qualcosa qui si attiva. Non, è troppo tranquillo. Allora amici, voi guardate la TV. Io vi ignoro, non farò niente. Quindi voi rimanete lì, tutti tranquilli. Io chiuderò la porta perché sono una persona sampa. Allora ragazzi, adesso andiamo a parlare di una cosa. Sto tizio qui mi stupra. Sono sicuro che appena gli passo a fianco, questo o mi salta addosso o mi insegue. Ragazzi, se questo tizio mi insegue, io voglio diventare papa. Non mi spavento. Ah, puttana. Ok. Come cazzo si libera? Il dottore è morto, falli a pezzi. Cosa? Vai via, brutto schifoso. Oh, Jesus. Perché ho deciso di giocare a questo gioco? Muore, guarda, faccio un primo piano, guarda, sì. Ti spezzo le ossa, guarda, madonna. Ta, 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 guarda, ti schiaccio, madonna mia. Basta. Che versi fai? Sembri quasi Karim quando devi andare a digiunare per il Ramadan. Scherzo, Karim, scherzo, non prendetela. Ok. Ok. Comunque, ok, faremo così, apriremo la porta e poi termineremo questo episodio. Devo andare qui. Hello? Hello? Ok, penso che non bisogna andare di qui, ma non so dove andare, quindi dobbiamo esplorare nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. E un saluto ad Ab. Ciao a tutti ragazzi.